Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gabriele. Io sono Nadia. Oggi ci troviamo in Piemonte, nel nostro Piemonte. Siamo a Vicoforte, nello specifico il santuario di Vicoforte, che oggi vorremmo andare a visitare. Una caratteristica, la diciamo subito, è la cupola ellittica più grande al mondo. E comunque scoprirete tutto nel nostro video. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale, attivate la campanella, metteteci un like. Andiamo con la sigla. Allora ragazzi, siamo al santuario di Vicoforte, abbiamo dormito qua, come vedete là dietro abbiamo parcheggiato il camper e adesso facciamo una passeggiata qua sotto i portici e ci siamo già informati, verso le 15 dovrebbe esserci la possibilità di fare una visita guidata aperta a tutte le famiglie. In realtà ci sono anche c'è anche la possibilità di salire sulla cupola, ci sono due possibilità, quella diciamo più bassa, costa 8 euro, dura circa 50 minuti. O se no si può arrivare fino in cima alla cupola, dura un'ora e mezza e costa 17 euro, ma sono vietate ai bambini al di sotto dei 14 anni, motivo per cui probabilmente alle 15 faremo la visita guidata per le famiglie. Adesso andiamo, passeggiamo un pochino sotto i portici e andiamo a scoprire questo fantastico santuario. Tra l'altro una peculiarità è la cupola, come forse abbiamo già detto prima, la cupola ellittica più grande al mondo e deve essere veramente uno spettacolo. Andiamo. E allora la particolarità è che questi portici sono completamente vivi, sono pieni di negozi e una cosa particolare perché avevamo già visitato altri santuari e di solito si trovano magari degli spazi vuoti, invece sono pienissimi di botteghe, macellerie, e c'è veramente di tutto di più, bar, ristoranti, alberghi. E proprio qui all'interno troviamo anche la tomba di Re Vittorio Emanuele III e della regina Elena di Savoia. E allora ragazzi, sono le 15, piove abbastanza bene già da circa un'ora e qua dovrebbe iniziare tra poco la visita guidata. Vediamo se arriva qualcuno, perché per ora non c'è ancora nessuno.
Allora, la visita non siamo riusciti a farla, abbiamo mandato un'email, ma per oggi era tutto pieno e allora per consolarci siamo entrati qua al bar e abbiamo assaggiato le risole, un dolce tipico qui, appunto un dolce tipico monregalese. Adesso andiamo a visitare ancora il santuario e facciamo qualche giro. Questo trae le sue origini da un santuario medievale composto da un modesto pilone con una Madonna con bambino, probabilmente eretto da un fornaciaio per la buona riuscita dei mattoni. A partire dal 1594 il diacono Trombetta iniziò a prendersi cura di questo pilone che ormai giaceva a fondo balle, quasi completamente ricoperto dalle vegetazioni. E a partire appunto da quegli anni in poi ci fu anche una grossa epidemia qua della zona che lasciò quasi inalterata, diciamo, praticamente non toccò la popolazione di Vico, e quindi da lì iniziò ad espandersi la devozione del santuario e iniziarono anche a diffondersi la voce. Quindi iniziarono ad arrivare gente dalle valli in pellegrinaggio e quindi iniziarono le prime grazie, e poi da lì ovviamente si iniziò ad espandere il santuario fino ad arrivare alla grande santuario che vediamo oggi. Carlo Emanuele I di Savoia nel 1596 incaricò gruppo di architetti reali della costruzione di questo santuario, che sarebbe dovuto poi diventare il mausoleo di Casa Savoia, cosa che poi però non si verificò perché col passare degli anni diciamo il mausoleo diventò superga sulla collina di Torino. La cupola venne completata nel 1732 dall'architetto Gallo, aiutato anche da Juvarra, e ovviamente in stile barocco, e appunto fu proprio Gallo ad occuparsi della costruzione della cupola. Ragazzi, pensate, la cupola è alta 74 metri, larga 24 da un lato e 37 dall'altro. Una leggenda narra che fu proprio l'architetto Gallo ad andare a disarmare la cupola, perché all'epoca nessuno credeva che appunto una cupola di queste dimensioni potesse autoreggersi, e quindi gli operai si rifiutarono di andare a fare questo lavoro, lasciandolo direttamente all'architetto. Ovviamente, come possiamo vedere, l'architetto aveva ragione. Dal santuario di Vicoforte sulla destra siamo arrivati fino qua dove c'è il monastero di clausura delle Clarisse. Ci sono queste rose rosse fantastiche e proprio di fronte c'è una vista su tutta la vallata veramente spaziale. E con questo bellissimo sole si conclude la nostra giornata qui a Vicoforte, alla visita del santuario di Vicoforte. Sì, è stata comunque una bella giornata, diciamo che nel primo pomeriggio ci siamo beccati anche un bel acquazzone, ma comunque è sicuramente interessante. Se uno passa dalle parti di Mondovì, sicuramente una tappa da fare questo qua, vedere questa cupola immensa e bellissima. Sì. Qua vicino c'è anche il Museo del Cioccolato, e anche questo con degustazione, non l'abbiamo visitato ma è a circa 200 metri, però potrebbe essere interessante per i più golosi, con la degustazione può essere interessante. E non abbiamo visitato la cupola, perlomeno non siamo saliti sulla cupola, ma ci ritorneremo, sicuramente sì. Ci siamo ripromessi che da settembre, che i bimbi saranno all'asilo, ci prendiamo una mezza giornata e veniamo a visitarla. Noi a questo punto vi salutiamo perché ci spostiamo da qualche altra parte. Ovviamente ci rivediamo nel prossimo video. Io, guardate che bello, c'ho anche i fiorellini, il mazzo di fiori che ha fatto Ginny. Sì, noi vi salutiamo, avevo, ragazzi. Ah, ce lo vedi? Anch'io qua nel taschino. Al prossimo video, ciao!